Ciao a tutte ragazze, allora stasera ho un po' di tempo, quindi stavo pensando, anzi ho pensato di girare, visto che ho le palette a mano, il video con le palette di ombretti. Intanto mi vedete infatti sempre vestita allo stesso modo, con la felpa di Avia Anonymous for the Voiceless, che adesso la sto usando in casa, insomma, e nella stessa scenografia. Allora, di cosa voglio parlarvi? Innanzitutto mi viene un po' da ridere perché ho intenzione di seguire un progetto che per una persona che non è ligia ai progetti, diciamo, in generale, e che non usa ombretti quotidianamente, è quasi un'utopia da svolgere. Però arriviamo al sodo. Allora, che progetto voglio fare? Dunque, vorrei aderire al progetto di smaltimento degli ombretti, diciamo, Buca la Cialda. Allora, questo progetto è partito dalle youtuber americane, da alcune youtuber americane, con il titolo Hit the Pen, quindi tocca la cialda, oppure Buca la Cialda, oppure Pen Those Eye Shadows, quindi buca quegli ombretti. In Italia, che io sappia, l'ha lanciato una ragazza che si chiama su YouTube Fabri Fab, poi vi metterò tutti i richiami, ovviamente le citazioni, e io però in realtà l'ho cercata dopo, l'ho trovata dopo lei, il suo video, perché in realtà io ho visto questo progetto in Italia per la prima volta presentato da Mary84, e ovviamente citerò anche lei sotto nell'info box, quindi non mi prendo la paternità assolutamente di questo progetto, ma voglio aderire. Anch'io voglio partecipare, e però con le regole un po' cambiate, quindi adesso vi spiego le regole tradizionali di questo progetto e poi vi spiegherò le mie conseguenti modifiche. Allora, innanzitutto mi sono munita di un bel quadernetto, di questi qua che si trovano ai cinesi, nelle cartolerie, eccetera, questi quadretti, ma insomma sono dei notebook normalissimi. L'ho preso con questa copertina rigida in modo che, di questo particolare colore, in modo che così mi dura e mi ricordo che è per questo progetto, che non sarà brevissimo. Cosa ho deciso di fare io quindi? Allora, il progetto inizialmente, originariamente, prevede di censire, quindi numerare tutte le palette. Io parlo di palette adesso, ma si può fare anche con gli ombretti singoli, con i rossetti, con i prodotti viso. Io adesso do per scontato per tutto il video che parlerò di palette occhi e non di ombretti singoli o di altri prodotti. Quindi censire tutte le palette occhi che si possiedono, proprio numerarle, e poi all'interno di effettuata questa numerazione, si vanno a inserire i numeri, ad esempio dall'1 al 50, se avete 50 palette. Si inseriscono in un programmino, in un'app di estrazione casuale, e si vanno a estrarre 4 o 5 numeri che corrispondono alle palette che possediamo. Ad esempio, estraiamo il numero 2, corrisponderà alla palette che abbiamo battezzato come palette numero 2, numero 5 e così via. Okay? Quindi una volta che sono stati selezionati questi 5 numeri che corrispondono a 5 palette diverse, lo potete fare anche con 4, con 3, insomma, il progetto originario prevede 5, all'interno quindi di queste palette voi estrarrete sempre, casualmente con questa applicazione, 1/2 ombretti da consumare o completamente, diciamo, in maniera ideale, cioè idealmente sarebbe quello lo scopo, oppure almeno da bucare. Allora, quali sono le mie modifiche? Allora, innanzitutto io non ho scelto 5 palette, ma adesso vi farò vedere. Quindi non ho scelto 5 palette, ma ne ho scelte 3. Ed è questo quello che ho fatto, scusate. Questo è quello che ho fatto, così molto semplicemente. Ho scelto 3 palette e all'interno di queste ho scelto 2/3 ombretti da bucare o da finire. Io per adesso mi do il goal, diciamo l'obiettivo, di bucarli tutti questi ombretti. Allora, io
però devo dire che rispetto al progetto originale non ho usato l'estrazione casuale, quindi ho scelto io le palette e ho scelto io gli ombretti da bucare all'interno di queste palette. Questo perché? Perché io non ho tantissime palette, però ho delle palette che sono nuovissime, proprio acquistate nell'ultimo mese, gli ultimi 2-3 mesi, e delle palette invece che hanno qualche anno, che ho usato magari molto all'inizio, ma poi me le sono dimenticate lì. E questo progetto serve anche per, diciamo, riutilizzare anche i prodotti dimenticati, perché magari tra una vicissitudine e l'altra, un trasloco, perché ci si invaghisce di un'altra palette, perché non si usano più ombretti per mesi, insomma, si corre il rischio poi di lasciare dei prodotti depositati nel cassetto e lì a fare la muffa, diciamo. Quindi questi progetti servono anche a recuperare alcuni prodotti e arrivare allo smaltimento di questi prodotti. Allora, tra le mie palette che avete visto nel video precedente, io ho scelto, quindi ho scelto di mio, non per estrazione casuale, queste tre palette su cui voglio lavorare, che sono la Affect, che è una palette che mi sono composta io e che è l'unica che non vi ho fatto vedere perché ci avevo fatto già un video qualche anno fa nel canale, e adesso la rivedrete, la Revolution Empire e la Essence G-Day Sydney. All'interno di queste ho scelto 2 o 3 ombretti. Allora, vi faccio vedere direttamente. Dunque, allora, la Affect è questa palette metallica che ho comprato. Io ho comprato questo supporto metallico, questa palette proprio, su un sito, non mi ricordo quale, qualche anno fa, e poi ho composto io l'interno. C'è anche lo scotch, vedete, per fare il da guida alla linea di ombretti. E dentro ci sono, ecco che è caduto, dentro ci sono questi ombretti che sono attaccati a questo foglio magnetico, cioè le loro cialdine di metallo si attaccano a questo foglio magnetico. Questa è una palette che è un gioiellino in realtà, anche se non è completa chiaramente, ma in questa palette io ho raccolto tutti gli ombretti che compravo e che mi piacevano di più, quindi gli ombretti singoli. Non sono depottati, ma sono tutti ombretti singoli che compravo perché mi piacevano tantissimo, perché magari ci avevo fatto la fila dietro per degli anni, ecco. Allora, di questa palette, non ve la faccio vedere tutta appunto nello specifico, ho scelto di bucare, almeno bucare, perché sono abbastanza grossi, 2 ombretti che sono Mela Stregata di Neve, che ha questo bellissimo duochrome verde con i riflessi rosso-viola, è veramente meraviglioso. Vediamo se riesco a rendervelo con uno swatch. Anche questo, siccome è qualche anno che ce l'ho, voglio evitare di... spero che si veda, bellissimo, sugli occhi castani. Voglio evitare che smetta di performare bene. Quindi lo voglio almeno bucare prima che diventi troppo vecchio. E poi l'altro è Chattermark, che è questo gioiellino tra l'azzurro e il grigio, quindi un color jeans, diciamo, di Nabla. Io ve lo giro, ma non vedrete mai niente. Lo swatch è un colore anche questo interessantissimo. Sono ancora scriventi, per fortuna, quindi voglio evitare che si deteriorino con il tempo. Questo è Chattermark sul pollice. Bellissimo. Ecco, questi sono ombretti che si possono anche usare singoli su tutta palpebra e vorrei veramente, insomma, bucarli, finirli. Mela Stregata Neve lo produce ancora, fa parte appunto dei duochrome, e Chattermark secondo me non viene purtroppo più prodotto da Nabla, quindi questo mi dispiace molto perché è veramente un bel colore. Poi l'altra palette invece è la Revolution Empire, cioè questa con i verdi, i marroni, i dorati, i colori autunnali, e di questa palette io ho scelto di bucare o idealmente finire questi ombretti. Allora, il numero 4, che appunto è questo matte, marroncino matte, che serve per sfumare, diciamo, da mettere nella piega dell'occhio, vedete che ha un top praticamente neutro, che va benissimo per sfumare qualsiasi colore, diciamo. E poi il numero 5, che invece è questo verde bellissimo, verde militare dorato, bellissimo. Guardate qua cos'è questo colore, sono burrosissimi, anche questo su tutta palpebra, non solo sulla palpebra mobile, bellissimo.
E poi l'altro che ho deciso di bucare o di finire è il numero 8, che è 5, 6, 7, 8, quest'altro verde qui. Questi non hanno un nome, hanno solo dei numeri, quindi anche questo molto molto bello, simile all'altro ma un po' più scuro. Siccome quest'anno mi ha preso il trip dei verdi, spero di, essendo verdi, di bucarli, ecco, di concentrarmi bene su questi e finirli. Poi invece scusate che mi pulisco un attimo le mani, eccomi, dicevo, della Essence G-Day Sydney, questa, ho deciso di bucare il numero 4, vedete che ci ho fatto gli asterischi in questo caso, perché essendo di cartone il supporto riesco a fare gli asterischi sopra un segno, che ha questo marroncino chiaro, anche questo per sfumare, insomma, va bene, un po' più caldo, vedete, se riesco a farvelo vedere qui, ecco, vedete che è un po' più caldo, un po' più pescato, quindi fa da complementare, cioè complementa un po' i look insieme al top, e poi questo verdino qui dorato, forse più dorato che verdino, che è questo qui con l'altro asterisco sotto, che sarebbe questo, vedete? Ecco, io mi sono data questo obiettivo di bucare idealmente, cioè di bucare o almeno, ecco, o idealmente finire questi ombretti. Cosa farò nello specifico, diciamo, nel pratico? Allora, intanto mi sono data un anno di tempo a partire da oggi, che è il 12 di novembre. Quindi non mi interessa, io non ho aspettato il primo di gennaio, io parto dal 12 di novembre di quest'anno e il 12 di novembre dell'anno prossimo vedrò a che punto sono arrivata con questi ombretti. Però tutti i mesi io farò un report fotografico, quindi fotografarli come sono attualmente e poi fotografarli di mese in mese. Poi invece per voi, per il canale, farò ogni mese, forse ogni due mesi, perché poi contando che non li uso tutti i giorni, facciamo, insomma, sono un po' troppo ottimista, se no, facciamo ogni due mesi, farò una specie di report in cui vi farò vedere il progresso, cioè vi farò vedere come sono messi, quindi sicuramente all'inizio comincerà a formarsi una conchetta, cominceranno a spellarsi, diciamo, poi comincerà a formarsi una conchetta e poi pian piano si arriverà al buco fino ai contorni, fino idealmente a finire completamente la cialda anche negli angoli. Speriamo. Per me sarà molto utile questo progetto, non vedo l'ora di iniziarlo, sarà molto educativo anche perché, ragazzi, io in vita mia penso di aver finito solamente due ombretti in tutta la mia vita, proprio finite due cialde, quando avevo dai 24 ai 25 anni, quindi per dirvi, dopodiché non ho più finito un ombretto, ho finito dei rossetti, ho finito tonnellate di correttori, ho finito tonnellate di blush, di matite per le sopracciglia, di mascara, però di ombretti non ne ho più finiti, quindi contando che ho mucchiato diverse palette in questi anni, non voglio che vadano buttate, ecco, fondamentalmente, non voglio assolutamente che vadano buttate, che è contro la mia filosofia di vita in tutto e per tutto, perché è vero che sono prodotti cruelty free, sono prodotti vegani, sono biodegradabili, però insomma, biodegradabili fino a un certo punto, perché poi gli involucri di plastica, le cialdine di metallo, insomma, comunque sono sempre materiali che noi comprando continuiamo a fare circolare nell'ambiente e buttandoli sicuramente senza averli utilizzati contribuiamo all'inquinamento, allo spreco, insomma non va bene. Secondo me è giusto truccarsi se ci si diverte, se è, però bisogna farlo come tutte le cose in maniera più consapevole possibile, ecco. Va bene, finito anche questo pippone un po' moralista, diciamo, questa lezioncina tra virgolette. Io vi saluto e vi mando un grosso bacione, mi impegno a fare questo progetto su YouTube in modo che così, dovendo dare una sorta di riscontro anche a voi, mi tengo monitorata e motivata.
Grazie a Mary84 e grazie a FabriFab, se mai vedranno questo video, per avermi ispirato e avanti tutta e in bocca al lupo per questo progetto a me e a tutte loro. Un bacione, ciao ragazzi!